Casa Pound critica le leggi anti-ebraiche, le leggi razziali del 1938. È una notizia che leggo un po' in ritardo, la leggo sul Fatto Quotidiano, cari amici. È una notizia di novembre e io questa notizia ve la metto come link nel riassunto di questo video, perché Casa Pound, che è un soggetto politico, diciamo così, di destra, di estrema destra, però critica il fascismo, laddove il fascismo varò le leggi contro gli ebrei nel 1938. Questa posizione di Casa Pound è molto molto apprezzabile, perché Casa Pound, tramite un suo rappresentante, sostiene che gli ebrei, la comunità ebraica, si era comportata nei confronti del fascismo un po' come si era comportata la comunità italiana. C'erano gli italiani fascisti e gli italiani antifascisti, c'erano gli ebrei fascisti e gli ebrei antifascisti, però nella sua generalità gli ebrei italiani stavano da parte del Duce. E teniamo presente che gli ebrei italiani avevano combattuto eroicamente anche nel corso della Prima Guerra Mondiale. Furono tantissimi gli ebrei che morirono combattendo contro l'impero austro-ungarico, ma anche relativamente alla Germania, nel corso della Prima Guerra Mondiale, furono tantissimi gli ebrei tedeschi che combatterono a favore della Germania, e per cui poi Hitler si mise contro la comunità ebraica germanica, la quale comunità ebraica germanica aveva combattuto nella Prima Guerra Mondiale a favore della Germania come tutti gli altri tedeschi. Ecco, quindi una posizione molto molto obiettiva, molto molto apprezzabile. Io questa notizia, ripeto, ve la metto come link riassunto di questo video. Sì, Casa Pound con questa presa di posizione, diciamo così, che fa un'analisi storica molto molto apprezzabile, molto apprezzabile. Perché il grande sbaglio di Benito Mussolini fu quello di accodarsi ad Hitler, quello di accodarsi ad Hitler non solo nel varare le leggi anti-ebraiche, ma poi nell'entrare in guerra a fianco a Hitler. E ben più saggia fu la posizione del caudillo di Francisco Franco, che non entrò in guerra a fianco di Hitler, e Francisco Franco poi visse a lungo e morì nel suo letto, cosa che non fu possibile per Hitler e per Benito Mussolini, i quali non morirono nel loro letto, morirono in condizioni drammatiche. Ok, cari amici, ecco, mi fa molto piacere che Casa Pound abbia assunto una tale posizione, che è una posizione del tutto accettabile sul piano storico. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.